Dunque, per chi non conosce il bonsai, il mondo del bonsai, cosa è in realtà il bonsai? Una delle bufale o delle domande che si pone molto spesso è i semi per una pianta bonsai, per un albero bonsai. Sarà capitato a tutti quanti di rispondere a qualcuno che chiedeva ma dove si prendono i semi per una pianta bonsai, per fare un bonsai. Allora, un seme da bonsai non esiste, questa qua è una pianta piccola, ma non è un seme, no, di una pianta apposta per bonsai, si usa un seme normale, ammesso che da seme si possa partire per ottenere un bonsai prestigioso. Addirittura su eBay anni fa avevo visto la foto di un mio mugo con scritto semi per bonsai, addirittura come pubblicità. Anzi, vediamo se riesco a far vedere il mugo che è lì. Questo qua. Dunque, quella dei semi per bonsai non è del tutto una bufala. Esiste la possibilità di produrre semi per bonsai. E come? Ve la butto lì, non vi do altre informazioni. Cercate in internet Apiosporina con Linsi. Apiosporina con Linsi. Un nome difficile, magari ve lo scrivo. E approfondite. Sembrerebbe che sia un fungo che, inoculato nei semi, possa conferire nanismo, far crescere una pianta con delle caratteristiche, diciamo, internodo particolarmente corto, quant'altro. E è un effetto che non si trasmette poi o per talea o diciamo per altri metodi di propagazione. Quella pianta rimarrà però effettivamente nana. Quella può essere un seme per bonsai. Se vi piace questo concetto, se volete approfondire insieme, una cosa, ecco, importante, magari scrivetelo sul forum bonsaiclub.it/forum, perché mi arrivano decine di richieste ogni giorno e francamente non riesco più a rispondere, non ho proprio il tempo oggettivo. Scriviamo sul forum, così è una cosa che rimane anche per gli altri, se volete creare un dialogo su questo tema. E se vi piace questo discorso e volete che ci siano più persone coinvolte, magari persone che ne sanno, condividete questo video, perché veramente sarebbe bello riuscire a capire di più su questo fungo. Apiosporina con Linsi.